Quest'estate ci recheremo in Kirghizistan e faremo diversi test che riguardano sia la capacità di percepire i sapori e quindi anche, diciamo, ciò che alla gente, alle popolazioni locali piace mangiare, sia degli altri test che riguardano invece più la capacità di percepire gli odori. Per quanto riguarda la percezione dell'amaro, andiamo a testare un particolare tipo di amaro di cui si conosce molto bene il recettore. Abbiamo già verificato che in Asia centrale esiste un gradiente che va da est a ovest, quindi dalla Georgia al Tagikistan, per quanto riguarda la sensibilità di questo tipo di amaro, sarà molto interessante verificare il Kirghizistan come si inserisce nei risultati che abbiamo già ottenuto. Per quanto riguarda la percezione dell'olfatto, invece, chiederemo alle persone di annusare dei particolari pennarelli e diciamo se sono in grado di riconoscere l'odore che sentono. Abbiamo già visto che in un paese vicino al Kirghizistan c'è una grossa difficoltà a eseguire questo test, quindi anche in questo caso il Kirghizistan sarà molto interessante perché potrà darci ulteriori informazioni per capire se si tratta di una cosa specifica del Tagikistan piuttosto che invece un effetto che riguarda l'area più generale.